Buongiorno a tutti amici e amiche rider, siamo qui con la Zavorrina, fai ciao con la mano. Stiamo lasciando il Monginevro, abbiamo dormito qua, fa freschino e adesso ci dirigiamo prima verso Brianzon. Vediamo se fare benzina e dopodiché andiamo a vedere il Col di Seran, che è il più alto d'Europa. Siamo a 2764 metri, se non ricordo male. Ma prima del Col degli Saran c'è il Col du Telegraph. Dopodiché stasera ci andiamo a rilassare alle terme di Pré-Saint-Didier in Val d'Aosta e facciamo anche aperitivo a Courmayeur, come le persone serie, giusto? Tac. Godetevi il paesaggio alpino, bello quello, Café de l'eau. Eh sì, ma qua è pieno, solo che sono piccolino, poi vedrai quelli di Pré-Saint-Didier. Bene bene. Abbiamo fatto una lauta a colazione con croissant burrosi francesi e un po' di caffè. Iniziamo a salutare gli altri motociclisti e on va. Qua ci sono un po' di curvine. Eh sì. Eh sì, qua inizia. Grandi, belli. Madonna, non finisce più. Bellissimo. Allora prendiamo un caffè. Mi sembra un bel caffè brasserie. Sì. E c'è sempre tempo per un caffè. Tac. Sì, vale la pena, c'hai ragione. Vai. Bello, eh? Ah, sì, tranquillo. Puoi staccarlo, eh? Che spettacolo. Andiamo di là un attimo. Che bello. Qua siamo proprio in mezzo alle Alpi. Ah, da qua andiamo. Possiamo salire da qua. Facciamo una piccola deviazione e andiamo al Col du Galibier. Che bello. Bene, ragazzi, abbiamo fatto sosta all'Hauteraie. Dimmi. Chi c'è? Ah sì. Andiamo al colle del Galibier. Saliamo a circa 2500-600 metri. Guarda davanti a noi, amore, che c'è una donna biker. Eh sì. Sì, bella moto tra l'altro. Avrai anche tu una tutina così. E poi te la tolgo la sera. Ottimo, ottimo. Sì, bello senza barriere. Mi mette proprio a mio agio. Dio. Sì. Scaldiamo un po' le gomme. Guarda che bella vista che c'è già. Che bello. Oggi poi il cielo stra aperto. Per quello che fa fresco. Ah, qua ci stanno facendo la foto. Forse. Sì, decisamente sì. Mi sa che non gli è venuta. Che spettacolo. I GS che salutano è una gran cosa. Tipo, se arrivi diritto qua è meglio che sai volare perché. Madonna, guarda la valle. Questo anche soffre di vertigini, secondo me. Madonna, che paesaggio, guarda qua. E questo è scooter? Grande. Ecco qua un'altra fotina. Qua l'asfalto ogni tanto è figo, ogni tanto è un po' così.
tipo qui è un po' così. Beh, qua siamo al Col del Galibier. Ah, e qua c'è la galleria, ma direi che non è il caso di... Andiamo qua a destra. Sì. Che bello. Madonna, la vertigine! Ai, ai. Eh sì, qua tribolo un pochettino. No, 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 vai, 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 vai. Guardali, guarda i ciclisti, in piena traiettoria. Ah, lì c'è un altro fotografo. La miseria. Qua fanno affari d'oro, eh. Mi si sono tappate le orecchie. Bene. Sì. Noi facciamo quelli furbi. Guarda questo cane e questo padrone, sono uguali. Bello. Guarda qua. Madonna. Vieni, vieni, amore. Pronte per andare al Colle del Telegraph? Assolutamente sì. Bene. Good. Fa freschino, sì sì. Valloire. Eh sì. Sì, per non arrivare proprio fino in cima e scavallare. Vabbè, però ti devi fare il semaforo. Che palle. Coraggioso questo roulotte. Miseria. Ma è qua, lo chiudono praticamente d'inverno. Bellissima quella macchina comunque. Particolare. Bene, bene. Oggi servizio fotografico completo, eh. Miseria. Sti ciclisti. Questi non erano in programma perché mi ero perso che fossero durante il percorso. Com'è? Eh sì. Belli belli. Guarda le camionette dell'esercito. Lo stavamo investendo. Quella lì almeno viene bella. Vedi come si spostano tutti. E questo? Pazzo! L'hai visto? Caputtana! Guardalo! E a scendere? Siamo già a 1330 metri. Amore, fatti bella che c'è un'altra fotina. Ah, qua c'è un altro pazzo. Vabbè. Guardali, guardali, ciclisti, eh? Bello qua, eh? Guarda il torrentino. Assomiglia a Malsorsia, al lago. Belli sti mattoncioni li leggo. Bella la rotonda col cervo. Guarda quella cassetta là. Col du Telegraph. Veramente figo. Qua c'è il capretto. E questo è il Col du Telegraph. Mettiamoci a sgamo vicino alle moto grosse. Così. Tac. Vai. Scendi pure. Bene.
il passo il colle automobilistico più alto d'Europa. E non ci siamo neanche ciclisti, cioè a parte questo.